Continuano le preoccupazioni degli ambientalisti dopo lo sversamento di presunto percolato dall'ex cava Fornace, un fatto grave che secondo le associazioni non è stato affrontato con la rapidità necessaria perché la discarica non era presidiata da personale operativo. È uscita una grande quantità di acqua e la cosa più importante è che non c'era nessuno a controllare la discarica. La rottura è stata, diciamo così, incustodita per ore, finché poi sono arrivati anche i pompieri, i tecnici stessi. Italia Nostra Massa e Montignoso, una tra le prime associazioni ad arrivare sul posto dopo l'accaduto, ha parlato fin da subito di un disastro annunciato e ha dichiarato di essere pronta a una denuncia alla magistratura perché l'incidente ha dimostrato che la discarica è incompatibile con l'ambiente e va chiusa. La discarica è una bomba inesplosa, contiene varissimi materiali che non sappiamo ancora esattamente quali, ma c'è anche l'amianto. E come noi abbiamo denunciato con l'inchiesta pubblica del 2009, abbiamo detto che l'amianto è uno dei materiali più inquinanti e più pericolosi, perché se esce fuori con l'acqua poi si ferma nei canali, nei terreni, e col sole può farlo evaporare, può far volare le foglie dell'amianto e creare le malattie, sappiamo, la asbestosi. Italia Nostra e le altre realtà associative impegnate nelle tematiche ambientali attendono nelle prossime ore i risultati dell'analisi di ARPAT, pronta a scendere in piazza per difendere il territorio.